ipotesi nucleare coreana. Ipotesi nucleare e coreana. E è un'ipotesi, cari amici, però si tratta di un'ipotesi che servirebbe moltissimo sia a Donald Trump e servirebbe anche al leader della North Korea come extrema ratio. Dunque, io sono già intervenuto sulla questione della North Korea, dell'armamento atomico della North Korea. Ho detto che la soluzione logica sarebbe che tutti gli stati che hanno la bomba atomica rinunciassero alle loro bombe atomiche e così la questione è risolta. Sì, ma la logica non va sempre d'accordo con l'esistenza. I leader della North Korea non farebbe la corsa all'armamento nucleare se nessun paese del mondo avesse l'armamento nucleare, ma sono tanti i paesi del mondo che hanno l'armamento nucleare: gli Stati Uniti, la Russia, l'Inghilterra, la Francia, Israele, l'India, la Cina, Pakistan, hanno la bomba atomica, hanno. E il leader della Nord Corea dice: me la voglio fare anch'io la bomba atomica. Perché il leader, sembra che il leader della Corea del Nord sia tormentato dalla fine che hanno fatto Saddam Hussein in Iraq e il colonnello Gheddafi in Libia. E hanno fatto una brutta fine e lui dice che hanno fatto una brutta fine perché non avevano la bomba atomica. Perché se avessero avuto la bomba atomica, Saddam Hussein in Iraq, Gheddafi in Libia, quelli che li hanno aggrediti sarebbero stati più attenti, sarebbero stati più attenti. Effettivamente Saddam Hussein e il colonnello Gheddafi lo sapete che hanno fatto una brutta fine. E il leader della Nord Corea ha paura prima o poi di fare la stessa fine che hanno fatto Saddam Hussein in Iraq. Terribile fine. E una altrettanto terribile fine l'ha fatta il colonnello Gheddafi in Libia. Allora, la soluzione logica, ripeto, sarebbe quella di eliminare tutte le bombe atomiche, tornare alle armi solo alle armi convenzionali. Sembra che ciò però non sia possibile, per cui i leader della Corea del Nord continueranno nella corsa all'armamento nucleare, per cui si pone per l'impero americano, si impone per Donald Trump, il dilemma: quid agendum, quid agendum. E gli armamenti nucleari ci sono, E non si può pensare che restino inutilizzati all'infinito, Ci sono gli armamenti nucleari, non si può pensare che restino inutilizzati all'infinito. Allora, casomai il leader della Corea del Nord ritenesse che Donald Trump è prossimo a prendere la decisione di un attacco nucleare contro la Nord Corea, e il leader della Corea del Nord potrebbe anticipare, potrebbe giocare di anticipo e fare come Sansone, muoia Sansone con tutti i filistei. Ancora il leader della Corea del Nord sembra che non sia nelle condizioni di poter raggiungere con i suoi missili a testata nucleare le coste americane che guardano l'Oceano Pacifico. E beh, ma potrebbe fare tanti danni, potrebbe distruggere la Corea del Sud, potrebbe distruggere il Giappone. Muoia Sansone con tutti i filistei. Cioè, potrebbe giocare in anticipo, poi dopo morirebbe pure lui. E beh, ma sarebbe pure
appunto come la morte di Sansone, muoia Sansone con tutti i filistei. Oppure potrebbe essere Donald Trump a giocare d'anticipo e a radere al suolo la Corea del Nord, che, anche se rasa al suolo la Corea del Nord, potrebbe sempre replicare, perché sembra che ci siano delle batterie atomiche nascoste addirittura sottomarine. E quindi avremo noi una guerra atomica, diciamo così, locale, regionale. E l'impero americano si libererebbe del leader della Corea del Nord, in questo caso si libererebbe anche della stessa Corea, si libererebbe tutta la zona, la Corea del Nord, la Corea del Sud, la Cina del Nord, il Giappone, sarebbe tutta nuclearizzata. E poi ci sarebbe un bel piano di ricostruzione, un piano Marshall, come quello che venne fatto per l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Teniamo presente che Hiroshima e Nagasaki furono bombardate con la bomba atomica, ma poi le piante sono tornate a crescere, i fiori e via di seguito. Dopo un certo periodo si torna a vivere, se la guerra nucleare è una guerra nucleare locale o regionale. Forse diversa è l'ipotesi di una guerra nucleare mondiale, sarebbe diversa. In questo caso si tratterebbe di una, appunto, ipotesi atomica, nucleare, coreana, locale, regionale. E Donald Trump la potrebbe giocare questa carta, la potrebbe, se deve usare per forza il condizionale, perché si libererebbe da tanti problemi, là a Washington, dove per il suo comportamento, diciamo così, poco prevedibile, ogni giorno egli se la deve vedere con una infinità di contestazioni. Sarebbe anche legittimato ad una aggressione preventiva nei confronti della guerra, nei confronti della Corea del Nord, sarebbe legittimato sul piano imperiale, che sia chiaro, perché gli abitanti degli Stati Uniti non sono contenti di aspettare che la Corea del Nord raggiunga la capacità di costruire missili con testata nucleare capace di raggiungere la costa pacifica, la costa del Pacifico, la costa americana che dà sul Pacifico. Cioè, gli americani non sono contenti, quindi gli americani sarebbero con i loro leader, con il loro presidente, con Donald Trump, anche perché, ripeto, la guerra atomica sarebbe locale, lontana, sarebbe una guerra atomica regionale e locale. E questo è uno scenario possibile, non si sa quanto probabile, ma è uno scenario possibile. Ricordiamoci che nel Vecchio Testamento c'è l'episodio di Sansone, che dice: muoia Sansone con tutti i filistei. C'è già questo episodio. E vedremo, cari amici, vedremo. Beh, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.